kiss for you. Dramma per Elena Santarelli. Mio figlio è gravemente malato, nam fung dele. Elena Santarelli ha fatto una confessione shock sui social, riguardante la salute del figlio. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Cancelletto Gossip, che ha appena visto Francesco Monte rivelare di aver passato un momento delicato, video, dopo la rottura del fidanzamento con Cecilia Rodriguez. Le ultime novità ci svelano che Cancelletto Elena Santarelli, la famosa showgirl bionda, ha fatto una confessione scioccante su Instagram, che ha fatto commuovere tutti i followers. Ma andiamo a svelare cos'è accaduto, continuando a leggere qui sotto. Elena Santarelli shock, il figlio è malato. Le novità di Gossip rivelano che ci sono brutte notizie per Elena Santarelli ed il marito Bernardo Corradi, ex giocatore del Parma. L'attrice è apparsa su Instagram con un lungo messaggio dove ha rivelato un'inquietante novità sul figlio Giacomo, il primogenito avuto 8 anni fa da Bernardo. La coppia ha svelato di essere stata assente dai social network dopo aver scoperto la malattia del loro primogenito. Un vero pugno allo stomaco che ha tolto il respiro ad entrambi i genitori. Ebbene sì, il 30 novembre 2017 Elena Santarelli e l'ex calciatore di Lazio e Parma, hanno ricevuto una diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire. Gossip, il dramma di Elena Santarelli, Giacomo è gravemente malato. Dalle novità sul gossip nostrano scopriamo che la diagnosi della terribile malattia è giunta 20 giorni fa grazie ad approfondite indagini mediche chieste insistentemente dalla stessa Santarelli e dal dottor Savastano, che avevano intuito che ci fosse un problema ben più grave. Inoltre la showgirl ha confessato di avere provato rabbia, durante i movimenti successivi alla notizia, tanto da ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini in questo momento drammatico. A proposito, ha espresso parole di elogio nei confronti degli specialisti del Bambino Gesù di Roma e delle infermiere che si sono prese cura del piccolo Giacomo. Inoltre ha ringraziato Greta, la secondogenita di appena un anno che ha la forza di distrarli con i suoi sorrisi. Elena Santarelli è sicura che suo figlio possa vincere questa battaglia, tanto da invitare tutti a fare il tifo per lui. Infine ha concluso il lungo messaggio invitando i suoi sostenitori a devolvere una somma di denaro a favore delle associazioni che si occupano dei bambini malati. Non ci resta che augurare ad Elena Santarelli e Bernardo Corradi di non perdere mai la fiducia nei progressi della medicina. Per scoprire le nuove notizie di Gossip, vi basterà cliccare il tasto Segui, sotto il video ed accanto al nome dell'autore.